ancora 12 in avanti. Amici sportivi, buonasera e benvenuti ad A Tutto Campo e direi a questo punto anche buon anno. Trascorsa la pausa natalizia, riprende il campionato con il girone di ritorno e domenica giocheranno sia il Pescara che il Pineto. Il Pescara in trasferta da Alessandria contro la Juventus Next Generation alle ore 14 e invece in casa contro il Gubbio il Pineto che giocherà invece alle 16:15. Intanto è entrato nel vivo il calciomercato, ne parleremo questa sera con gli ospiti graditissimi. Allora un saluto e un buon anno a tutti. Iniziamo con Walter Nerone. Buonasera Walter. Buonasera e buon anno a tutti. Giorgio Repetto. Buonasera Giorgio. Buonasera Pierluigi, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ritroviamo Guido Colangelo. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Poi andiamo ai collegamenti, intanto negli studi di Pescara ci sono due ospiti. Saluto Silvio Sarta e Antonio De Leonardis. Buonasera ad entrambi. Buonasera a tutti. Buonasera. Avete messo un pallone lì al centro per giocare, insomma. Bella gente. Sì, ce lo stiamo passando, è una cosa. Ah, perfetto, perfetto. Anche metaforico, ci passiamo la palla. Certo. E poi abbiamo ancora un altro collegamento, questa volta è con Vercelli, dove c'è Marco Lussoso, fotoreporter, conosciutissimo a livello italiano e non solo, e poi ci dirà qualcosa sul suo libro fotografico. Buonasera. Grazie per l'invito. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, sono contento di rivedere tanti vecchi amici. Buonasera a tutti. Grazie a te, più tardi avremo il collegamento con Alessia Spolverini e la sua rubrica e in studio abbiamo, come sempre, Manuel Caringi con le sue vignette. Buonasera a tutti, buon anno cari amici telespettatori, buon anno anche agli ospiti e giusto per darvi qualche chicchetta sulla vignetta che farò questa sera, siamo alla vigilia dell'Epifania, quindi farò qualcosa a tema per Luigi. E poi più ci tardi dirà chi è la Befana. Sì, sì, poi vedremo un po' chi è il Befano o la Befana. Il Befano, vabbè, già hai dato qualche indicazione. A questo punto, sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. E c'è un pallone, sta viaggiando su un prato e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che farai, così felice, sbalordito, non t'ho visto mai, a tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai. Se seguici, bene, allora iniziamo parlando proprio del mercato. Il mercato di gennaio che è già iniziato, tra l'altro con un acquisto a titolo temporaneo, si dice così, e dalla Potenza del portiere Manuel Gasparini, che tra l'altro probabilmente esordirà in porta perché Prizzari non sta molto bene. Ha probabilmente recuperato, ma non siamo ancora sicuri se riuscirà ad entrare in campo. Poi ci sono stati anche dei giocatori che sono andati via, uno di questi è Manu, e ci sono Aloi e Vergani in partenza, insomma un Ciocci che è andato via e Mora potrebbe andare via. Allora Walter, che mercato sarà o che mercato è fino adesso? Ma oddio, è un mercato ancora da capire, perché che dovessero andare via Vergani e Mora, diciamo, era scritto sulla pietra già da un bel po'. Ma non Aloi forse? Aloi già sarebbe una sorpresa, ma io in realtà devo confessare la mia, non perplessità perché non si tratta, la mia ignoranza in questo caso è sull'operazione del portiere.
Cioè, questo che è arrivato a fare il secondo fino a 3 settimane fa era titolare, aveva fatto 1 anno e mezzo quasi titolare con il Potenza. Si parlava a Potenza di una cessione a gennaio per fare plusvalenza in Serie B, poi cambia l'allenatore, ne ha cambiati 3 in 10 giorni, la squadra, cambia allenatore, lui finisce in panchina prima di Natale, ha fatto le ultime 3-4 partite in panchina e poi viene qui in prestito, nell'unico ruolo che sulla carta sembrerebbe ben coperto del Pescara. Allora, confesso che non l'ho capita questa operazione, anche dal punto di vista del portiere, di Gasparini, cioè vai a fare 1 anno e mezzo il titolare fisso in C dopo che sembrava che rischiasse di perdersi un po', sei in piena rampa di lancio, vai a fare il secondo a un titolarissimo. È un'operazione che vorrei capire più avanti, poi dopo. Tu come la interpreti questa, Giorgio? Ma no, probabilmente intanto non gli era piaciuto Cioci, quindi probabilmente non rispondeva ai requisiti Cioci, non lo conosco neanche, non l'ho mai visto. E questa è un'operazione che può permettere al limite di vendere Plizzari, potrebbe... Potrebbe essere... Questo darebbe un senso all'operazione. Darebbe una possibilità. Ma sarebbe proprio il contrario di quello che ha dichiarato la società. Perché la società ha detto Plizzari è blindato. Se Plizzari è blindato e rimane qua, allora ha ragione Walter. Gasparini ha fatto... Chi è il procuratore di Gasparini ha fatto un'operazione che può penalizzare il ragazzo. Perché mentre a Potenza, prima o poi, poteva giocare, se Plizzari gioca... ai livelli dell'andata credo che ci sia poca possibilità di giocare. Insomma, è stato uno, se non il miglior giocatore del Pescara, sicuramente uno dei 2 o 3 che si è espresso meglio. Per quanto riguarda gli altri, non lo so, ho letto Vergani, non so se l'hanno fatta, Vergani maestro? Sì, no, ma per il momento è fermo, che maestro pare che abbia qualche perplessità. Vabbè, è un giocatore un po' particolare anche da inquadrare per Zeman, anche se il meglio lo fa quando parte da sinistra, sì. e si accentra, ma credo che il Pescara lì tra Cangiano e Acornero abbia già 2 giocatori che lo fanno direi bene, insomma si sono espressi bene. E altri Mora, non lo so se è vero che va via, insomma, sinceramente non lo so, credo che tantissime occasioni di fare mercato a gennaio non si presenta per una squadra. Allora, quelli importantissimi fai fatica a prenderli un po' perché magari guadagnano tanto oppure hanno pretese economiche importanti le società che detengono la proprietà. E i giocatori stessi, se vedono la possibilità di vincere il campionato, cosa che può succedere, ma che in questo momento è un po' più complicata, e magari fanno fatica ad accettare il trasferimento. Quindi... credo che, a mio parere, credo che non ci saranno molti cambiamenti nel Pescara, anche perché, come ha detto sempre Zeman, lui era contento di questa rosa, quindi credo che se ci sarà, come ho letto, dell'Icari, ha detto bene, cioè se c'è qualche occasione, non, il Pescara non si tira indietro, ma non credo che possano essere occasioni eclatanti. Insomma. Anche se c'è da dire che nel mercato ci sono anche altre logiche, nel passato ci sono stati mercati in cui ci sono state 15, parlo di gennaio, operazioni, magari tutte insignificanti, però ci sono state, Guido. Secondo te, sei d'accordo con Giorgio, non ci saranno molte modifiche, molte operazioni, oppure ci saranno queste operazioni? Ma io con quale logica, tra l'altro? Ma con quale logica è difficile entrare nel meccanismo in questo momento. Io spero proprio che non ci sia nessun tipo di movimento, per un motivo semplicissimo. Giustamente dice Giorgio, l'allenatore è contento, ha detto lui stesso che questa è una rosa più forte di quella dell'anno scorso e quindi non vedo perché debbano esserci questi cambi. Poi, consci dell'esperienza passata degli ultimi 10 anni, non so, gennaio per noi è stato sempre un periodo complicato,
sempre questa voglia di cambiare, di fare. Poi, tornando all'idea dell'allenatore, oramai penso che lui già abbia in mente finalmente quale possa essere la squadra titolare, ecco, una squadra che veramente la domenica, tranne qualcuno che è acciaccato o ammalato, non so, possa giocare. E quindi questa routine oramai è finita, la storia di cambiarli ogni domenica e trovare gente nuova. Quindi io direi di continuare a lavorare su questi e poi, casomai, se ci sta un bel corpo grosso che possano fare e farci fare un bel salto di qualità, ben venga. Ma cambiare un giocatore per giusto il gusto di cambiare e non ti dà nessun tipo di contributo, io direi rimaniamo tranquilli, si lavora su quelli che ci sono e certamente si potrà migliorare. Vedo che Totò De Leonardi si ascolta con molta attenzione, lui è un esperto di mercato, ne ha fatti tanti, ne ha seguiti tanti per il giornale. Allora, Totò, che cosa ti aspetti da questo mercato e secondo te le prime operazioni, quelle fatte e quelle che si stanno facendo, sono giuste, secondo la tua opinione? Ma guarda, è tutto molto, tutto da scoprire. Io ti do un dato, voglio dire, sul mercato credo poco, insomma, che ci sia... problema, è un problema diverso, voglio dire. Ti do un dato, negli ultimi 5 anni il Pescara ha avuto in organico 140 giocatori. Dico 140 negli ultimi 5 anni, ovviamente sfruttando tutte le finestre di mercato. Oltre ad aver avuto 10 allenatori, sempre nei 5 anni, e 3 direttori sportivi. Cioè, questo è il mercato, credo che sia... Il problema vero di questa squadra è che non ancora sappiamo bene qual è la squadra giusta, che purtroppo non ha avuto modo di crescere come ci aveva abituati Zeman nella sua prima uscita pescarese trionfale. Purtroppo quello che abbiamo visto nel giro d'andata è stato un continuo rimischiare le carte, rivedere, abbiamo capito pochissimo, per cui anche questa corsa al mercato, io in questi giorni ho letto almeno 15-20 nomi, a me sembra una cosa fuori dal mondo, perché voglio dire, questa la squadra soprattutto deve trovare il suo equilibrio, la sua forza è quella che può fare il lavoro di Zeman. Quest'anno, dico la verità, rispetto alla sua prima occasione, io vorrei ricordare che nell'anno della promozione in Serie A, Zeman giocò con 14 titolari e 2 riserve, tutto il campionato, erano sempre 38 partite. Per cui, insomma, quest'anno invece purtroppo abbiamo visto tutta un'altra storia, e credo che il problema vero sia questo, e sicuramente non è un problema che può essere risolto col mercato di gennaio. Servirà probabilmente un attaccante, visto che tra l'altro si rinuncia a Vergani, un attaccante in più, magari, credo che potrebbe essere questa l'unica mossa da fare. Altrimenti, voglio dire, è veramente da trovare un'altra strada rispetto a questo girone d'andata che non possiamo non definire fallimentare, perché insomma la distanza, la squadra non ha avuto mai una continuità, non ha avuto equilibrio per diversi mesi. Purtroppo lo stesso Zeman, insomma, ha cambiato quasi ogni partita le formazioni, le scelte. Per cui io credo che il problema sia diverso, soprattutto se si vuole a questo punto, certo sembra compromesso di arrivare al primo posto, insomma, però quello di fare un girone di ritorno in grado di arrivare poi ai playoff in maniera eccezionale, questo credo che sia un lavoro da fare soprattutto con i giocatori che ha a disposizione. Allora, detto questo, da Totò chiedo a Silvio se quindi chi ha sbagliato fino adesso è l'allenatore che non è riuscito a far rendere questa squadra, oppure questa squadra non è adatta per Zeman. Ma allora io non voglio fare pubblicità, non penso si debba fare, però oggi giravo per Pescara
ogni tanto così vado, mi piace andare in questi negozi dove si vende un usato che tra l'altro è sempre migliore di qualità rispetto agli anni passati. E uno si chiama il mercatino, perché questo è il mercatino, no? Ma guardate anche in Serie A rispetto all'idea di mercato che avevamo fino a, non so, 7, 8, 10 anni fa. Ecco, 7, 8, 10 anni fa già erano assolutamente sulla breccia, quindi approfitto con questo giro di parole per parlare con amici che non vedevo da tanto tempo. Qui Totò e poi c'è Guido Colangelo, ciao Guido, buon anno, e Marco ciao, addirittura tanto. Vercelli, ci si rivede, questa è sempre una buona cosa. Il mercato è diventato un mercatino. La faccenda del portiere, il migliore in campo quando si vinceva e quando si perdeva in tutto il girone di andata, andate a spulciare le cronache, cioè Plizzari, ecco, allora è l'unico che forse si vende, eccetera. Questo dà la misura, il termometro, secondo me, della relatività di questo mercato, il mercato del Pescara che non vuole Zeman, lo ha detto sempre, per quanto mi riguarda, cerco di fare la traduzione, ma insomma anche lì l'archivio parla chiaro, per quanto mi riguarda, sempre detto Zeman, dopo le vittorie e dopo le sconfitte, anche dopo i pareggi, in casa e fuori, che la rosa, insomma, alla fine non era né la sua prima, né la sua seconda, né la sua terza preoccupazione. Poi questa faccenda del portiere, non lo so, secondo me sono tutte partite di giro dei procuratori, e i procuratori qua hanno fatto una mattanza, 140 giocatori, non conoscevo questo spaventoso cenno statistico, e Totò che è sempre preciso, beh, questo è impietoso, dopo i 10 allenatori, 3 direttori sportivi, anche pochi, devo dire, rispetto a tutto il resto. L'andamento del Pescara nel girone di andata è stato assolutamente bipolare, con tutto il rispetto per la patologia medica, con tanto entusiasmo dopo le vittorie, anche allo stile Zeman, con tanti gol e con tanta depressione durante le sconfitte. Secondo me il vero pericolo è che diventi, tra virgolette, bipolare anche l'ambiente e anche i tifosi, che a questo punto non capiscono più nulla. Posso aggiungere una cosa a volo? Certo. No, volevo dire, tra questi 140 ce ne sono almeno quasi, credo, una ventina che attualmente giocano ancora in Serie A e in Serie B, per dire che comunque le scelte erano anche scelte azzeccate. Il problema è invece trovare, insomma, un modo per portare avanti una squadra, per farla crescere, insomma... È un problema di strategia anche di società, insomma, questo volevo dire. Poi non abbiamo fatto la statistica, Giorgio, di quanti procuratori, perché qua ci sono gli allenatori, i giocatori, cioè, ma quanti procuratori hanno avuto rapporti col Pescara o sono sempre gli stessi? Beh, molti giocatori per un periodo, diciamo, antecedente a quello che diceva Antonio, avevano una matrice magari, che ne so, Piumoggi, Sommella, in periodo 13, 14, 15. Un po' di rapporti preferenziali ci sono sempre stati. Penso che tutte le società. Sì, poi, lo fanno un po' tutti. Gli ultimi anni, la Marat, quindi Giuffredi, insieme a Moggi hanno avuto un periodo, poi, come diceva Antonio, anche con giocatori che poi ci hanno permesso anche di vincere il campionato, no? Perché la Padura, Fiamozzi che lo prendeva, poi è venduto al Genoa, adesso non me li ricordo neanche più tutti quanti, avevamo preso anche Benali, Donnarumma, Caprari, tantissimi, Benali, però Benali era un'altra, non mi ricordo chi era procuratore di Benali. Voglio dire, è logico che tu in certi momenti lavori più con uno che con un altro, oppure a volte prendi un giocatore. Ecco, io mi ricordo, stavo prendendo Verre, per dire, Verre che era allora di Lucci e Lelli, che io non conoscevo neanche. E quando ho preso Verre, l'Udinese me lo dava, ma il procuratore mi diceva: ho 7-8 squadre di Serie A, calcola che Verre allora è un 94, aveva 21 anni, no? Ed era di proprietà dell'Udinese,
E mi disse il procuratore, no, non te lo do perché ho 7-8 squadre di A e altre 5-6 di B che me lo vogliono e via dicendo. Allora io ho glissato e ho detto va bene, che c'hai altri giocatori? Mi ha letto i nomi che aveva da giocatori da piazzare e mi disse Crescenzi. Crescenzi aveva fatto molto bene a Perugia l'anno prima, 41 partite su 42. Allora gli disse se prendo Crescenzi mi dai anche Verre? Ha detto sì, se prendi Crescenzi ti do anche Verre. E quindi a volte succede così, cioè che tu hai un giocatore che ti interessa e lo prendi da un procuratore che ti aiuta a prenderlo, però poi magari ti dice prendimene anche un altro perché oppure altri due. Io poi non so. C'è anche il fenomeno dei giocatori che arrivano a Pescara e cambiano procuratore. Questo ci può stare, insomma. Beh, questo non, sinceramente non lo so. Cioè, non ho molta... È capitato qualche volta. Conoscenza di questa cosa, sinceramente, di quelli che ho visto io, insomma, Melchiorri gliel'abbiamo fatto cambiare noi. Maniero ci aveva già allora Moggi. Macin pure, credo che abbia cambiato. Macin ha cambiato con una quindicina. Macin era... Sembrava che fosse dei Di Campi, però forse non aveva firmato. Poi è andato con Pepe Alessandro, il suo socio. Poi è andato con Pisacane, credo. Poi, non so, qualcun altro. Forse, mi sembra una volta, sia arrivato anche con un francese di colore, se non me lo ricordo bene. Però io, di quelli che ho visto, sinceramente, ho visto cambiare poco. Fiorillo forse cambiò procuratore mentre giocava qua, però, ma quello non è importante. Certo. Allora, il problema dei procuratori è diverso. I problemi dei procuratori esistono, devi prendere i giocatori perché li hai visti e non li devi prendere perché sono di un procuratore o di un altro. Questo è un altro discorso, questo è un altro discorso. Tu devi prendere dei giocatori che hai seguito, che conosci, una volta che ti piacciono, che li vuoi prendere, dopo... gli chiedi chi è il procuratore, se non lo sai già. Io ho rifiutato, ti dico, il primo anno, il secondo anno, quando che stavo col Pescara, ho rifiutato dei rapporti quando ho telefonato a dei giocatori senza chiamare il procuratore. E gli chiedevo, mi scusi, buongiorno, sono Pescara Calcio, lei verrebbe a giocare a calcio? A chi mi diceva, deve parlare col mio procuratore, io non sono andato avanti. Se uno mi diceva, io a Pescara ci verrei volentieri, dopo gli chiedevo, chi cazzo era sto procuratore con cui dovevo parlare? Ma no, non vado a parlare con un procuratore quando un giocatore non sa neanche cosa vuol fare. È un rincoglionito, è uno che non sa cosa deve fare. Come fai a non sapere se vuoi venire o no a Pescara? Se ci vuoi venire, io poi vado avanti. Se tu mi dici di parlare con il procuratore, io il procuratore non ci parlo e lascio perdere. Allora, questo è il calcio. Il calcio è questo di cui stiamo parlando ed è anche il titolo dell'ultimo lavoro, dell'ultimo libro fotografico del fotoreporter Marco Lussoso. Marco, allora, diciamo subito che i testi sono di Vincenzo Cilli, Agostino Gabotti, Raffaella Lanza, Gianni Lussoso, Gabriella Mancini e Alex Tacchini. Cosa vuoi dire con le foto in questo e il calcio? Allora, intanto mi fa piacere rivedere Silvio Sarda, dato il primo libro che ho dedicato al calcio era nel 2004-2005. Io lo presentai prima a Torino perché ero il fotografo a Juventus e poi lo presentammo insieme a Pescara, quindi mi fa piacere rivedere Silvio Sarda. E quest'anno raggiungo la veneranda età dei 45 anni a Bolto Campo, perché ho iniziato a Pescara con il campionato 78-79. E allora ho voluto raccontare un po' tutta la mia carriera, ecco, a Porto Campo, iniziando con Pescara, poi mi ricordo il mister Colangelo, che l'ho fotografato diverse volte a Penne quando lavoravo per il centro, e poi la mia vita mi ha portato, ho iniziato a centro anche con Walter Nerone, e poi mi ha portato a Milano, ho iniziato con l'Inter, poi mi chiamò la Juventus, ho lavorato diversi anni con la Juventus, e poi dopo ho seguito tante Champions League, campioni del mondo, e tante manifestazioni. In questo libro in bianco e nero ho voluto ripercorrere un po' tutto il mio percorso calcistico, fotografando sia gli eventi più importanti che quelli minori.
Vogliamo vedere qualche foto, vediamo adesso qualcosa, magari ci dirai qualcosa di quella foto, perché credo che ogni foto abbia un significato preciso. Vediamone una. Vediamo la regia cosa ci manda, ecco questa, va bene. È una cosa molto familiare a Pescara, ovviamente. Però stavo... Beh, si è interrotto il collegamento con Vercelli, con Marco Lussoso, che ripristineremo tra poco. E intanto è andata la pubblicità. Stavi dicendo sul libro? Niente, ho avuto il privilegio, grazie a Marco, di vederlo in anteprima. È assolutamente qualcosa di spettacolare dal punto di vista, diciamo così, dei ricordi, delle emozioni che suscita, perché ci sono veramente fotografati momenti particolarissimi, importanti, suggestivi, sia a livello locale, ecco qua vediamo. Ecco, allora facciamocela di raccontare proprio da Marco queste foto. Marco. Ecco, ringrazio Walter Nerone per l'assist, infatti con lui l'abbiamo presentato a Pescara. E quella fotografia, beh, è l'ultimo anno del Pescara in Serie A, 2015, non sbaglio, sì, era un Pescara Juventus, quindi c'erano i due mister, Zeman e Allegri. Poi dopo avete fatto vedere per un attimo due fenomeni, il fenomeno dell'Inter, ecco qui, Ronaldo, e vabbè, per me il capitano Alex Del Piero. Questi qui, queste due, oltre ad essere due fenomeni dal punto di vista calcistico, posso dirlo che li ho vissuti personalmente, erano pure due bellissime persone, due splendide persone che se ne trovano raramente nel mondo del calcio odierno, quindi sono stato contento di averli vissuti da vicino. Qui parliamo di un fenomeno, Roberto Baggio, che ho avuto anche l'onore di fotografare la sua ultima partita a San Siro. E tutto lo stadio si alzò in piedi e lo applaudì per tantissimi minuti, anche se lui stava giocando fuori casa, perché l'ultima partita, se non sbaglio, era con lui giocava, indossava la maglia del Brescia. E poi ci sono tanti ricordi, questo libro, come ha accennato anche l'amico Walter. Mi ricordo le trasferte che facevamo, ecco, questa è un'altra fotografia di Zeman, è chiaro, ho voluto dedicare anche una parte al Pescara, anche se purtroppo per lavoro lo seguo pochissimo, perché... Chiaro, ora io facendo il essendo il fotografo della Pro Vercelli, noi siamo nel girone A, quindi nel nord, il Pescara è nel girone B, quindi non ci incontriamo. Forse anche un bene, perché sennò non mi piacerebbe, io ho già fotografato i derby Pescara Pro Vercelli in Serie B. Però io, anche se sto qui a Vercelli, lo seguo sempre con il cuore e anche con internet il Pescara. Ecco Marco, quando hai lavorato a Pescara hai incontrato tanti personaggi, perché magari c'è il personaggio che non si vuol far fotografare, quello un po' restio, quello che invece si mette proprio in posa, eccetera. Qual è il personaggio con cui hai lavorato meglio e quello che ti ha dato più problemi da questo punto di vista? Allora, è inutile dire, io mi sono trovato benissimo col Pescara di Galeone, perché abbiamo iniziato col centro, io ho fotografato il primo numero del centro, quindi era 86, quindi abbiamo vissuto io con i miei colleghi del centro e tutti gli altri, anche Totò De Leonardis, che allora lavorava per il Messaggero, però siamo sempre stati competitor, però amici, ecco, io non stima, infatti ho avuto piacere anche di rincontrarlo l'altra sera a Pescara. E quindi per me l'epoca di Galeone rimane un'epoca storica che difficilmente andrà via, anzi sarà indimenticabile. E io per esempio quest'estate abbiamo fatto un amichevole Pro Vercelli a Bergamo con l'Atalanta e io mi è venuto spontaneo chiamare Gian Piero Gasperini, ciao capitano, infatti lui era di spalle, ciao capitano, si è girato, mi ha visto, non mi ha ricollegato subito, gli ho detto mister, e io sono Marco Sodi, ero il fotografo del centro e per me tu rimani sempre il capitano, allora ha sorriso, mi ha abbracciato e ha detto bellissimi tempi, pure io non li dimenticherò mai, ecco. Perché quella è stata un'epoca bellissima. Penso che pure i miei colleghi saranno d'accordo con questo. Ora è un po' cambiato invece, tutto a Pescara, chiaramente. Insomma, il Pescara in Serie C è un Pescara ovviamente diverso. Però non diverso, ti ho detto quello che ti ha dato più problemi. Ah, ecco, quello che ti ha dato più problemi. Ha ragione Walter. Ma, allora, di Pescara, vabbè... Pochissimi, devo dire quasi nessuno, devo dire quasi ma dinne uno di nome. Vabbè, allora, Pescara, qualche difficoltà, anche se mi è un po' di antipaglio dirlo, con Leo Junior, ecco.
Però, più in generale invece. Come? Più in generale nel panorama calcistico mondiale. Vabbè, quando ero con la Juventus ho avuto un diverbio fortissimo, tanto ora si può dire, tanto è andato in prescrizione con David, perché non voleva che lo fotografassi negli allenamenti, e figuriamoci, io seguo la squadra dalla mattina alla sera, ero sempre con loro, viaggiavo con loro, seguo tutti gli allenamenti, quindi è chiaro che le fotografie mie non uscivano fuori senza il bene placido della società. Quindi, però lui aveva un carattere che per male lo conoscete pure voi, a quei tempi era un po' una testa calda, e mi ricordo che mi rivolsi a Moggi e dissi: guardi, io mi trovo in difficoltà perché Davis era così. E invece tra gli allenatori Lippi non era facile da gestire, ecco, Lippi assolutamente non era facile da gestire. Mi ricordo la prima formazione, la fotografia ufficiale della Juventus, mi diede 5 minuti di tempo, che sembrano tantissimi, ma per un fotografo sono veramente pochi. E l'ultimo aneddoto, in quella occasione mancava un giocatore, infatti facendo tutti i conteggi mancava uno spazio, chi era, chi non era, era Pablo Montero. Infatti chiamarono subito, mi ricordo Moggi, e aspettammo una decina di minuti, quando venne Montero facemmo subito la fotografia, e però dopo Moggi lo prese da parte e gli fece una bella sgridata e anche una forte multa, mi ricordo, perché Moggi alla Juventus gestiva tutto. Io ho un ottimo ricordo di lui, perché Moggi, io faccio sempre questa battuta, lui sapeva anche quante magliette c'erano dentro lo spogliatoio, ecco. Moggi gestiva tutto quanto, dalle cose più importanti, quindi calcio mercato, fino alle cose, diciamo, più banali, che però alla Juventus niente è banale, e quello mi ha sempre affascinato anche nel mondo Juventus. Bene, sono cose molto interessanti, poi con te parleremo anche del calcio giocato. Il Pescara ha avuto, Giorgio, diversi giocatori che si sono messi in luce comunque in questa prima parte del campionato. E uno è proprio Cuppone, perché Cuppone ha fatto il suo lavoro, mi pare che c'era qualche problema all'inizio, perché lo stesso Zeman diceva: chissà, c'è Cuppone, gioca Cuppone, poi invece ha dimostrato, poi l'altro è Plizzari. Quindi chi altro secondo te ha guadagnato, insomma, gli onori in questa prima parte del campionato? Ma, hai detto due nomi, ma guarda, i due sulle fasce, sia Milani e Moruzzi a sinistra, Pierno e Floriani, mi sembra che abbiano fatto quasi sempre delle buone partite. Singolarmente, secondo me, sono tanti i giocatori, perché alla fine Merola ha sbagliato tanto, però gli devi riconoscere una capacità tecnica di ottimo livello. Cuppone non si ferma mai, attacca la profondità, è un passaggio facilissimo per i centrocampisti, perché apre tantissimo la difesa avversaria. Poi magari questo correre lo porta anche a sbagliare qualche gol di troppo, però è sempre nel vivo. Mi è piaciuto Aloy da mezzala, sinceramente, mi è sembrato che il suo ruolo, voglio dire, che quando ha giocato Aloy a destra, ti dico, per esempio a Perugia c'era Pierno, lui e Merola davanti, su quella fascia, con Cuppone centro davanti, il Pescara da quella parte ha sfondato bene. Mi è piaciuto D'Agasso, un ragazzo giovane che non conoscevo, e mi è piaciuto. Cioè, credo che singolarmente molti ragazzi sono, come si dice sempre, dei buoni prospetti. Ad Antonio voglio ricordare però una cosa diversa, perché ha detto tre direttori sportivi. Antonio, Leone, Bocchetti, io, della primo anno di Serie C, due anni, come si chiama? Matteassi. E Delicarri e Sebastiani. No. Che ci devi aggiungere, ci devi aggiungere anche lui, perché in certi momenti, 19, 20, 22, credo che abbia partecipato probabilmente anche un po' troppo a prendere i giocatori, che ti devo dire io, Rigoni, Tabanelli, Sørensen, cioè
credo che abbia partecipato attivamente, quindi voglio certo, dire... No. E che ne dici, Antonio? Ne hai dimenticati almeno tre. E c'era pure Pavone all'inizio, quindi c'era Leone e Pavone. No. Leone e Pavone. L'ho fatto in fretta, dai, in effetti. Perché quello è il numero che mi ha scioccato, erano due, i 140 giocatori e i 10 allenatori. No, quindi, devi dire 140, sui direttori sportivi... 140 tesserati, 140 giocatori no, 140 tesserati esatto. Sì. Che cosa diversa. È diverso. È vero, è vero. Però come ho detto c'erano tanti giocatori, anche tra quelli che hai preso tu, che insomma hanno fatto una bella carriera e hanno fatto anche incassare bei soldi alla società, voglio dire. Guarda, ti nomino anche Delicarri, perché per esempio per me anche, l'attacco certo. più forte del Pescara, al di là di quello quando ha vinto il campionato, perché io penso che come ha giocato il calcio di Zema nell'11-12, io non, sinceramente non credo di aver mai visto giocare così bene una squadra di calcio. Questo per me lo dicevo allora e rimango di quell'idea lì. Però dopo, anche quell'attacco con Bjarnason che l'aveva preso Delicarri, e Maniero che era preso, credo, da Delicarri, sì. con Melchiorri preso da me, Politano, io penso che in Serie B un attacco Politano, Melchiorri, Maniero, Bjarnason era un attacco fortissimo, eccezionale per posso me. Farti una domanda, Giorgio? Sono contentissimo che tu sia qui, no? Vuol dire che, che tu sia qui in TV. Sì. Però perché sei stato mandato via dal Pescara? Ma io... Cioè, una persona competente, non lo dico perché ti conosciamo tutti, sei stata la bandiera del Pescara in passato, perché... È stato mandato via, se è così. No, guarda, non sono stato confermato, quindi non ho mai saputo neanche, non mi è arrivata nessuna comunicazione che non c'ero più nel Pescara, cioè è finito il contratto. Secondo il presidente dice che sappiamo benissimo tutte e due perché, io sinceramente, è chiaro, siamo retrocessi. Io ho fatto un errore grave, aver accettato un ruolo da comprimario, nel senso che c'era Leone prima, c'era Bocchetti con lui, girava. Io dal 2016 che sono andato via, cioè sono stato mandato via, e al mercato 18, 19, 20, non ci sono mai andato. Non ho mai più fatto un'apparizione a Milano al mercato, perché ci andavano gli altri. E anche le stesse comunicazioni della società erano... che ne so, mercato a gennaio dalle 10 e la comunicazione era, non so, Sebastiani, Bocchetti e altri quattro. Cioè, quindi potenzialmente non ero io quello che dovevo, difatti non ci sono mai andato. Ma non è, io credo ma che non lui... Ma non si è mai chiesto perché? Ma io ho accettato, quindi avendo accettato di avere quel ruolo lì, di una sorta di persona vicino all'allenatore, quindi una sorta di badante, non lo so, una cosa che sinceramente non lo so. Però l'ho accettato, che devo dire che mi andava bene. Non, ho provato a vedere, qualche volta ho detto, mi è stato detto che dovevo fare quello, che quindi il mercato non era compito mio. A me piaceva, l'unica cosa che mi piace è andare in giro a cercare i giocatori, fare trattative, perché l'unica cosa che nel calcio, più di tutti mi piace andare a vedere i giocatori, devo essere sincero, fare una sorta di osservatore, come ho fatto 18 anni col Chievo. A me quello, non guadagnavo chissà che, però mi dava soddisfazione, poi quando proponevi un giocatore che poi andava bene, la società lo prendeva e poi... Hai la soddisfazione di vedere un giocatore forte che hai trovato magari tu, voglio dire. Però, per quanto riguarda il Pescara, io per quello ho detto ad Antonio questa cosa, perché c'erano Leone e Pavone, Leone e Bocchetti, poi sono entrato io con Leone, poi c'è stato Bocchetti, poi c'è stato Matteassi e adesso c'è Delicarri, che non so se si faccia anche aiutare da Bocchetti o meno, adesso non te lo so dire. Però... Credo da quello che una volta solo ho sentito Bocchetti l'anno scorso, mi disse che il rapporto con Delicarri era buono e che insomma, si confrontavano, mentre invece mi diceva Bocchetti che con Matteassi non c'era stata nessuna possibilità per lui di partecipare. Io ti dico quello che mi disse lui, ma io ci ho parlato una volta sola. Non ho... Bene, allora a questo punto direi abbiamo parlato di giocatori, poi sentiremo Silvio Sarta. Guido Colangelo,
Abbiamo parlato di giocatori del Pescara, allora abbiamo la nostra Alessia Spolverini che è in collegamento e che saluto. Buonasera e buon anno Alessia. Buonasera, buonasera a tutti, buon anno, auguri. Oggi sei milanista. No, oggi sono un po' natalizia ancora. Ah, natalizia, ho capito. Allora Alessia, milanista, so che hai voluto fare qualcosa di diverso dal solito. Che cosa hai esaminato questa volta, visto che il campionato non c'è stato? Quali gol hai esaminato? Partiamo con la tua rubrica. Sì, come dicevi tu, come anticipavi, in realtà questa è una rubrica di riepilogo, diciamo così. È un po' più corta e breve rispetto al solito, però è un po' il riassunto di quello che è stata, secondo me, la top 3 gol del Pescara. Perché spesso e volentieri, insomma, abbiamo parlato, anzi sempre, di tutte le squadre del girone e non ci siamo mai veramente focalizzati solamente su quelli che sono stati poi i gol del Pescara, e quindi ho ripescato i 3 più belli, diciamo belli e significativi al tempo stesso, e ecco, è un podio tutto bianco-azzurro. Allora vediamo. Allora il terzo gol, sì, partiamo dal terzo. No, siamo partiti non dal terzo. Eccolo. È il gol. Mi sentite? Aloy. Sì, sì. Aloy. Sì, perfettamente. Aloy. Ok, perfetto. Perché mi si era bloccata l'immagine. Sì, allora, al terzo posto avevo posizionato questo gol di Aloy. È uno abbastanza recente, perché è quello siglato il 9 dicembre. Partita Pescara Olbia finita 4-0, e questo appunto è stato il quarto gol del Pescara. Infatti è stato un po' quello che ha messo la firma sulla fine dei giochi per i rivali in tutto e per tutto. E secondo me era importante non tanto per il risultato, che comunque è stato schiacciante, ma perché è stata un po' la punta dell'iceberg come partita, è stata un po' la punta dell'iceberg di una serie di risultati positivi, sempre con belle goleade fondamentalmente, di quella che poi è stata rinominata la Zeemanlandia, il ritorno della Zeemanlandia, dopo una serie insomma di risultati poco piacevoli. Questo è stato diciamo un percorso in crescita, il culmine di un percorso in crescita che invece aveva dimostrato questa inversione di rotta, che poi dopo, appunto, come dicevo, punta dell'iceberg, che poi il Pescara è ritornato ai due pareggi, agli ultimi due pareggi. Al secondo posto, invece, ho messo il gol di Cangiano in Spal Pescara. Questa risale, appunto, all'8 ottobre. E Spal Pescara finito per 1-2, quindi oltre questo gol bello e soprattutto un merito comunque a Cangiano che ne ha siglati diversi, in realtà la cosa importante qui è stato che è stato siglato al 90esimo, quando c'era una situazione di pareggio e quindi la partita sembrava fosse finita e conclusa sull'1-1, e invece poi c'è stato questo slancio che ha regalato questa vittoria al Pescara, quindi proprio al photo finish. Al primo posto invece avevo posizionato il gol di Squizzato in Pescara Gubbio. Questa è una partita sempre di ottobre, 2 ottobre, terminata sul 3-2 per il Pescara. Anche in questo caso, un po' come la precedente, era una partita iniziata diciamo abbastanza equilibrata, poi il Gubbio era andato in vantaggio. E quindi il Pescara sotto di un gol riesce a recuperare, grazie a questo gol appunto di Squizzato, all'82esimo, quindi si riporta sulla situazione di pareggio, e poi dopo, ecco, arriva proprio anche in quel caso alla fine il gol del 3-2, che quindi sancisce la vittoria del Pescara.
Bene, grazie. Allora rimani in collegamento. Giorgio, volevi dire qualcosa? No, stai dicendo che c'era stata una... non l'avevo vista allora. Credo una piccola deviazione del difensore del Gubbio. Sì. Personalmente credo che il più bello, a parte quello di Aloy, che era una bella azione, l'abbia fatto Moruzzi. Moruzzi, in quella partita lì proprio. L'ultimo gol. Gol decisivo. È sembrato un gol fantastico, perché... ha fatto girare la palla in un modo difficile da fermo. Non aveva neanche capito, non stava correndo. Questo fu un gol, bel colpo, poi magari quella deviazione. Bei gol, ci sono stati anche quello di Merola, un'altra partita, tipo, ne abbiamo visti di gol. Con Zema l'unica cosa sicura è che i gol li vedi. I gol li vedi. Allora, è finita la Zemanlandia, Silvio? No. Zemanlandia finirà quando finirà Zeman, fino all'ultima partita, auguriamogliene altre mille, l'ho detto e lo ripeto, anche in questa circostanza, in questo anno, nonostante il malore che ha avuto Zeman, Zeman è il Pescara, nella buonissima e nella sorte anche più incerta, quindi... non lo so, sono molto più preoccupato invece per questo tipo di tic che involontariamente credo abbiamo tutti, se volete mi ci metto per quanto vale per primo, rispetto al fatto che se si legge Zeman si deve necessariamente aspettare una serie di vittorie travolgenti, un gioco spettacolare a tutti i costi, quali che siano i giocatori, eccetera, un qualcosa di travolgente. Se mi permetti però vorrei tornare per un attimo a ciò che, alla domanda molto allora aspetta, molto chiara prima e scritta di questo, che hai fatto... scusa Silvio, prima di questo, siccome ho visto il messaggio, ho fatto la domanda ma non sapevo che ci fosse un messaggio di questo genere, lo rivediamo un attimo perché così chiudiamo il discorso sulla Zemanlandia. Questo messaggio che ha mandato la regia: buonasera, Zemanlandia non esiste più, il Pescara deve fare una squadra mazza campionato tipo Catanzaro, altrimenti ci troviamo. Perché ogni anno escono due squadre che vanno a 15-20 punti avanti. Scusami e prosegui pure. No, figurati, ci tengo però a dire una cosa. Giorgio è un amico, è una risorsa calcistica e da tutti i punti di vista per questa città. È una persona, se vuole, sanguigna, questa sera è stato particolarmente signore. Io non credo, ma non lo credo proprio, alla favoletta, che spesso è una frottola della fine così neutra dei rapporti, dei percorsi, soprattutto per quanto riguarda lo sport professionistico, l'imprenditoria, che ne so, qualsiasi campo nel quale vi siano degli interessi. Io credo che alla fine i percorsi vengono interrotti per un deficit di sincerità e di lealtà da una parte o dall'altra. Di solito, statisticamente, visto che abbiamo aperto con le statistiche spaventose, almeno per quanto riguarda i numeri dei giocatori tesserati del Pescara negli ultimi 5 anni, di solito il deficit di sincerità e di correttezza e di lealtà scatta da parte di chi detiene o pensa di detenere il potere in quel momento. Ecco, questa è una regola generale che secondo me, al di là delle dichiarazioni ultrasignorili di Giorgio, va a beneficio di tutti i nostri telespettatori sempre ricordata. Dal mio punto di vista, per quanto vale, non esiste la fine neutra dei rapporti, soprattutto di lunga data. Non c'è la fine così del percorso, non si sa perché pof e si passa e si cambia canale. No, c'è sempre qualcosa. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. Forse Giorgio non vuole... Beh, vabbè, ha ragione. Ha dato la sua versione. Beh, oddio, ci mancherebbe. Logico che quando finisce qualcosa può darsi che a livello caratteriale non vai d'accordo con qualcuno. Cioè, ma io non ho mai detto che dovevo rimanere per forza. Io non, cioè, il problema... Io quelle soddisfazioni
di aver portato qualche buon giocatore. Io alla fine ho veramente direttore sportivo, credo, 3 anni. Diciamo 3 anni e mezzo, 3 anni. Comunque siamo arrivati a fare uno spareggio con un po' di giocatori, Melchiorri, che devo dire, la Padula, anche se tutti si prendono i meriti, non lo so, io non voglio avere meriti per forza, ci sono tanti giocatori che sono arrivati in quel periodo, da Politano, da Melchiorri, da Padula, avevamo preso anche Donnarumma, Zampano, ma anche Verre, mi sembra che giochino ancora tutti a buoni livelli e non è passato neanche un secolo. Quando sono stato ripreso, non sono stato ripreso per quelle cose lì. E la cosa è che io un giorno chiesi anche davanti a Gessa, mi ricordo, al responsabile della comunicazione, a Leone stesso, al presidente, disse, perché sono ritornato qua? No? E mi viene detto, no, ma devi stare vicino all'allenatore. E quindi quello ho fatto, che poi tra parentesi sono cambiati anche tanto gli allenatori, perché tranne Pillon, che diciamo non era il più amato dal presidente, però Pillon è arrivato a fare uno spareggio per andare in finale in Serie B, perso per un rigore, con una squadra che onestamente non era eccezionale. Io credo che di quelle che abbiamo avuto era sicuramente la squadra meno forte. Se devo dire che tra il 13-14, 14-15, 15-16 e 18-19, Pillone è arrivato a fare la semifinale con una squadra che non era all'altezza di quelle che avevamo avuto prima, a mio parere. Poi è chiaro che è tutto soggettivo, chiunque può pensarla diversamente, però io credo che già la squadra che aveva Baroni e la squadra che fece lo spareggio quindi col Bologna, la squadra di Oddo e a mio parere anche il primo anno con Marino, avevamo una squadra con tanti giocatori forti, credo più di quella che ha avuto in mano Pillon. Allora vediamo se c'è un altro messaggio, almeno ne leggiamo ogni tanto qualcuno, perché ci sono degli spunti interessanti. Allora, buonasera a tutti, dove sta la fregatura di questo comunicato? Massimo De Liberis, però di quale comunicato? Ecco, vediamo un po'. La sentenza. La sentenza. Che riguarda il bilancio del 2015, ci sembra. Adesso io non vedo il comunicato, evidentemente è recentissimo. No, ma parla da quello di cui parlavamo un po' prima, la revisione della sentenza di quella precedente. Sì, a me il passaggio che lascia un po' così dice che sulla base di questo il bilancio 2015 è da ritenersi valido. Un bilancio o è valido o non lo è, è da ritenersi perché se il Tribunale ha riformato la sentenza, bisognerebbe conoscere i dettagli della riforma, certo, della sentenza, ma se l'ha riformata nel senso che ha dato ragione alla società, il bilancio è valido, non è da ritenersi, è valido. Altrimenti non lo è, forse ancora. Bisognerebbe capire il dettaglio della sentenza. Il dettaglio che ora non abbiamo. Io credo che il calcio sia uno dei posti dove i conti non vengano mai precisi, no? Perché a prescindere da noi, ma io credo che in generale, cioè anche quando leggo di le plusvalenze, ma la plusvalenza non la puoi fare da solo, cioè tu non puoi fare la plusvalenza da solo, la plusvalenza si fa in due, a volte anche in tre, voglio dire, quindi mi sembra una cosa ridicola. Poi mi sembra strano che ogni volta ho letto Chinè che dice è stata perseguita la Juventus perché l'unica procura della Repubblica che è andata avanti nelle indagini è stata quella di Torino. Cosa significa? Le altre procure delle altre parti non hanno fatto un cazzo nessuno, cioè si stanno lì e non seguono le cose. Non è difficile da scoprire, basta che vanno a vedere tutti i contratti di cessione dei giocatori che sono fatti con tre voci.
se è rappresentata la società che vende da un procuratore, il calciatore se è rappresentato da un procuratore e la società che compra se è rappresentata da un procuratore, che fino a poco tempo fa, non so se sia cambiato ora, potevano anche essere sempre la stessa persona. Se io compro da Guido e siamo amici, mi dite che cazzo mi serve un procuratore? Né a lui né a me. Se però siamo... questa voce poi c'è sempre. Però c'è sempre e a volte dopo c'è un sistema dove puoi anche eludere questa cosa, ma chiaramente per andare a scoprire bisogna che la finanza, se trova un procuratore con 1 milione, 2 milioni di assegni di una società di calcio e poi per loro sono, è normale, credo che insomma, è difficile poi riuscire a capire perché non vanno avanti, perché sinceramente il calcio, la plusvalenza è un sistema che lo Stato ti permette di fare, ma non credo che siano state fatte esclusivamente per favorire i bilanci della società, credo che siano state fatte anche per favorire i bilanci di chi le faceva. Allora Guido, che ne pensi di quello che ha detto Giorgio dei procuratori, del giro che c'è con i procuratori e di quello che comporta? Ma io, per quanto mi riguarda, guarda, veramente è un mondo così difficile e complicato che buttarsi dentro, ecco, Giorgio l'ha vissuto in prima persona, io addirittura se un giocatore mi diceva che c'era il procuratore non lo pigliavo proprio, non è che lo chiamavo, l'avrei, a parte a livello dilettantistico. Oggi ce l'hanno a 14 anni. Ce l'hanno a 14 anni, quindi, sì. Quindi non riuscirei a pigliare manco un giocatore io con la mia squadra. Quindi era una situazione molto diversa. E poi ci sono così tante strade, tante situazioni così complicate che parlarne io personalmente non mi ritengo all'altezza di poter giudicare o di leggere un comunicato stampa, ecco, come ha fatto quel salano sportivo che voleva sapere dove sta la fregatura. È così profondo il problema che non vorrei neanche non ficcarmici dentro, guarda. Allora poi Massimo De Liberis è venuto qualche volta da noi, lo inviteremo perché ci fa sempre piacere ascoltare le sue opinioni. Allora Marco, tu hai fotografato un po' tutto, qual è il gol più bello che hai fotografato? Penso quello di Trezeguet in Milan e Juventus. Fece la rovesciata del Piero e Trezeguet la mise dentro, da lì poi si vinse lo scudetto. Secondo me quello è stato quello più importante, ecco. Altrimenti, vabbè, c'è quello più bello che lo ricordano tutti, e lo Juventus Real Madrid con la rovesciata di Ronaldo, che tutto lo stadio, io lo chiamo ancora il delle Alpi, e si alzò in piedi, applaudì, perché quella fu una prodezza che anche Giorgio, che ha giocato, penso, vabbè, ma chiunque l'ha apprezzata quella rovesciata, ecco, questi sono, poi sono tanti gol, ma ne ho fatti talmente tanti che ora questi, diciamo che sono più quelli più importanti, ecco, quelli che mi sono rimasti nella mente. Allora, invitiamo tutti ovviamente a leggere, anzi a osservare bene questo libro, perché poi le foto bisogna osservarle e capirle forse più dei testi molte volte. Io tornerei su Silvio. Allora Silvio, si è parlato dei procuratori, hai detto tu giustamente un personaggio come Giorgio non a caso non è rimasto nel Pescara. Cosa pensi di questo fenomeno delle squadre B? Perché, e lo dico prima, vediamo anche le immagini, c'è stato un comunicato da parte di un gruppo di tifosi che si chiama Gruppo Anonimo Pescarese,
che dice in riferimento alla partita Juventus Under 23 Pescara del 7 gennaio 2024, si precisa che il nostro gruppo non sarà presente sugli spalti dello stadio Moccagatta in segno di protesta contro le cosiddette squadre B e contro quello che ruota attorno ad esse. È un segnale in linea col nostro pensiero sul calcio moderno, sulle restrizioni, sulle costrizioni e ora anche su attuazioni di regole diverse all'interno di un sistema ormai ben consolidato e tollerato. Continua il gruppo anonimo pescarese, si toglie spazio a realtà con tradizioni e a tifoserie legate ai propri colori a favore di squadre business create dal nulla, senza seguito e ammesse a partecipare ad un campionato professionistico senza alcun criterio. A malincuore, soffrendo, non saremo presenti ad incitare i nostri ragazzi, unico e irrinunciabile motivo d'essere per noi, per i nostri valori. Ecco, questo è il comunicato del gruppo anonimo pescarese. Che ne pensi? E poi vorrei ascoltare anche Antonio e Walter su questo. Ho simpatia, non conoscevo questa tematica, ho simpatia per chiunque si ostini, come fanno i ragazzi, immagino, saranno soprattutto giovani, se non soltanto giovani o giovanissimi, per chi intende qualsiasi fenomeno, figuriamoci il calcio, ancora con criteri romantici. Devo ricordare comunque che non lo chiamerei neanche il fenomeno, perché poi numericamente è proprio ristretto, comunque la realtà di alcune, pochissime, Juventus e Atalanta, squadre B che poi facciano parte a tutti gli effetti di un campionato, è stato uno dei tanti parti andati male di una sorta di liberalizzazione o cambiamento di regole che doveva in qualche modo uniformare il sistema calcio di vertice italiano a quello che invece è realtà consolidata soprattutto in Spagna, anzi solo a questi livelli, a livelli abbastanza alti in Spagna, il polmone di una sorta di ricambio per le squadre non c'è stato, non ci poteva essere, le regole sono state restrittive, le società che si sono potute permettere una cosa di questo genere sono molto poche, o quelle che hanno deciso di investire, non si capisce poi quale sia il vero punto di riferimento e di differenza rispetto con lo sviluppo del campionato primavera, insomma un gran pasticcio di cui non si sentiva il bisogno. Questa è una posizione estrema da parte del gruppo anonimo, spero che ci ripensino, perché effettivamente poi non cambierà nulla, cari ragazzi, non potrà cambiare nulla e soprattutto non cambierà nulla in questo campionato. Certo è che va considerato anche il fatto che queste squadre B, che non hanno futuro, poi in effetti per il sistema così com'è, potrebbero, io spero di no in questo caso, potrebbero poi mangiar punti occasionalmente a questa e quell'altra squadra. Condizione. È un pasticcio regolamentare, è un aborto, è andata così e chissà quando ci libereremo di queste inutilissime squadre B. Allora, vorrei sentire Antonio, Walter e poi anche Alessia. Antonio. Ma chiaramente sono perfettamente in disaccordo con Silvio. Bravo. Questo delle seconde squadre sia, secondo me, un passo avanti, soprattutto anche perché hai citato la Spagna, giustamente, ma la Spagna sta avanti da 20 anni, lo sta facendo, questo tipo di lavoro. Sicuramente l'esperienza fatta da Juventus è servita alla Juventus, visto che attualmente la prima squadra della Juve sono saliti almeno 5-6 giocatori cresciuti con... credo che per il calcio italiano potrebbe essere invece un passo avanti, soprattutto proprio per dare la possibilità ai giovani di crescere e magari di trovare anche uno sbocco diverso da quello che c'è adesso. Io credo che invece sia la Juve che l'Atalanta abbiano fatto un passo giusto, credo che sia difficile seguirle, può nascere sicuramente nelle grandi città o comunque a livello di Serie A che possono fare la seconda squadra, però non credo che sia
un salto nel buio. Antonio, comunque... ma perché sono solo due allora? Ma perché gli sono altri non lo ho capito, ma però prima erano zero, voglio dire. Gli altri non hanno tradizione, non hanno strutture, la Juventus, certo, e l'Atalanta hanno le strutture, allora per ospitarle. Gli altri no, in Olanda le squadre B ci sono, e dal punto di vista economico il calcio olandese è tra i più sani, perché produce in continuazione. Ma anche in Inghilterra, guarda. Anche in Inghilterra. Sì, poi diciamo dal punto di vista delle tradizioni probabilmente è vero, però guardiamo ogni estate di quante società di B e di C vediamo, come dire, sparire, riapparire, pasticci di bilancio, eccetera. La tradizione ha un senso se è solida, se si autoregge. Cioè, non è che possiamo mantenere la tradizione, adesso cito uno, del Castel di Sangro, inventandoci 80 società di terza serie in una federazione che a malapena ne reggerebbe 40. In Inghilterra gli stadi di società come quelle del Castel di Sangro hanno 6.000 posti, 6.000 abbonati, si reggono alla grande. In Spagna quasi così, ma le seconde squadre hanno aiutato il fenomeno, non l'hanno represso. Certo. Non so, diciamo, la sparizione del Chievo quali grandi danni ha portato dal punto di vista delle tradizioni, eccetera, ma comunque il Chievo, ho detto il Chievo per dirne uno, ha portato a Campitelli, però voglio dire, il Chievo, per fare un nome, è saltato per motivi suoi, per problemi suoi, non è saltato perché la Juventus o l'Atalanta o gli altri hanno fatto qualcosa. Così come il Palermo, che è fallito un paio di volte, il Vicenza, che è fallito. Cioè, il Chievo è saltato per le plusvalenze. Bravo, per le plusvalenze. Esatto. Faceva da solo. Che non faceva con la Juventus. Di altro tipo. Faceva con tutto. Quello è stato uno scandalo. Quello è stato un grosso scandalo nello scandalo. Di cui si è parlato poco. Alessio, esatto, tu che ne pensi? Esatto. Di questo fenomeno. Sono un po' a metà, nel senso che fondamentalmente queste sono delle primavere che stanno nel campionato di Serie C. E la cosa molto molto positiva è il fatto che in Italia ci lamentiamo molto del fatto che non riusciamo a crescere dei vivai da cui poi pescare effettivamente dei giovani che possano essere utili per la causa della prima squadra. E in questi casi abbiamo l'esempio proprio lampante, l'ultimo della Juventus, Yıldız, insomma, ma lo stesso Fagioli, insomma, e tanti altri. Quindi il loro lavoro lo stanno facendo e lo stanno facendo bene. Probabilmente sono un po' pesci fuori d'acqua all'interno di un campionato di Serie C. Cioè, la cosa che stona forse è un po' il campionato in cui sono stati inseriti, ma non la validità dei progetti e delle squadre che ci sono dietro, perché comunque quelle servono per creare poi un futuro, fare dei progetti a lungo termine per le squadre, per le prime squadre. Quindi in teoria, se poi gli obiettivi rimangono quelli che si pongono inizialmente, ovvero cresciamoci i nostri giovani e poi peschiamo da lì, insomma la causa è nobile. Poi se anche qui subentrano tutte poi come sempre le varie vicissitudini del mercato, chiamiamole così, quello è un altro conto che è secondario, che però intacca fino a un certo punto il campionato. Qui secondo me, ecco, c'entra poco il fatto che siano state inserite all'interno di queste realtà. Una Juventus Next Generation all'interno di questo girone, per quanto mi riguarda, ha poco senso. Però non vedo neanche il perché, diciamo, aprire questa protesta, chiamiamola così, da parte dei tifosi, per esempio in questo caso, ma non sono gli unici, è successo anche in altri casi, di magari non andare allo stadio e organizzare queste sorte di rivolte silenziose, perché in realtà qual è il problema che sta creando la Juventus Next Generation all'interno di questo campionato?
non ne vedo, insomma. Quindi, ecco, forse non riesco bene a capire questo meccanismo. Allora, adesso abbiamo la pubblicità, poi parleremo proprio della partita del Pescara con la Juventus Next Generation e vedremo anche la vignetta che sembra essere stata terminata, ma la vedremo fra pochissimo, di Manuel Caringi. Pubblicità. Nessuno. 22:18 minuti, torniamo in diretta e allora andiamo a vedere la vignetta di questa sera di Manuel. Allora, ce la spieghi, la vediamo. Diciamo che in vista sia del mercato appunto di gennaio che appunto dell'Epifania, ho realizzato un Sebastiani, diciamo, nelle vesti di una sorta di Befano, tra virgolette, e vediamo un po' se riuscirà a accontentare Zeman, forse con qualche acquisto, non so se ci saranno acquisti. Ma cosa porta nella calza? Non so, forse magari un nuovo talento, un nuovo giocatore. Beh, forse sta andando a vendere Tungio. Comunque l'anno scorso, a gennaio, sono arrivati Rafià e... L'anno scorso ha fatto due colpi mica da poco. Due giocatori forti. Due ottimi. Non so. Speriamo di qualche colpo anche quest'anno. Non so se è stato un caso. Però sono arrivati due giocatori forti. Però... Vedremo. Allora, parliamo della partita contro proprio la Juventus Next Generation, che il Pescara giocherà ad Alessandria, perché si gioca ad Alessandria, alle 14 di domenica. Allora, che partita sarà secondo te, Antonio, e cosa ti aspetti? Chiedo 30 secondi al massimo, perché siamo proprio in chiusura. Antonio. Ma la Juve sicuramente mi aspetto molto di più rispetto alla gara dell'andata. La gara dell'andata fu la prima di campionato. La Juve si è presentata praticamente con un under 18, non era under 21. Credo che anche se la posizione di classifica non è brillante, mi sembra di, seguendo un po' i risultati, l'andamento dell'andata, credo che questa squadra sia cresciuta. Quindi secondo me sarà comunque un impegno importante, non facile, voglio dire. Quindi quello che mi aspetto, ovviamente mi aspetto magari che questo Pescara possa tornare ai livelli, tra l'altro proprio in trasferta credo che abbia fatto alcune delle partite più belle, quindi che possa trovare, senza stare ad aspettare i famosi rinforzi, questa è la squadra che mi auguro che appunto riparta con il piede giusto e con la capacità proprio di fare la partita come... certo, c'è questa incognita portiere, però tra l'altro voglio dire, l'assenza di Pizzari sarebbe un problema soprattutto nello schema offensivo, perché lo schema offensivo preferito da Zeman è il rilancio del portiere per cuppone. Plissari per cuppone. La cosa mi fa anche piacere perché finalmente c'è un allenatore che non fa questo famoso gioco dal basso, che è una cosa indegna per il calcio, voglio dire. Allora, Silvio? Sono d'accordo sulla costruzione dal basso, che come ho detto io, vabbè, ho fatto un'espressione forte, un aborto. Continuo a pensare tutto il male possibile dell'attuale applicazione, non il principio, ma dell'attuale applicazione delle seconde squadre. E permettetemi, così rubo anche meno di 30 secondi, permettetemi di dire che a questo punto, se il Pescara non vince, è una catastrofe ad Alessandria. E un saluto particolare al gruppo anonimo di Pescara. Ragazzi, sono con voi. Allora, Guido? Ma io spero che questo campionato ricominci da capo, che si possa vedere un bel Pescara, perché io l'ho sempre detto, non è la prima volta, dico, non ho mai visto quest'anno un bel Pescara, neanche le prime partite. Io ho sempre detto che è stato un Pescara fortunato, soprattutto le prime partite anche. E io quindi penso e spero che questa squadra non possa pensare di incontrare una squadretta
perché ogni volta noi con le squadre più deboli, con le squadre meno forti, diciamo, abbiamo fatto sempre brutta figura. E quindi speriamo che Zeman, anche lui, capisca che se deve cambiare qualcosa lo deve fare in maniera veloce, e che trovi subito in questo girone di ritorno la squadra che possa giocare continuamente in queste ultime partite, in questo ultimo girone di ritorno, insomma. Giorgio, aggiungendo che se ancora Zeman non ha trovato la squadra dopo un girone d'andata... Ma io penso, allora, la Juventus, l'ultima partita che ha giocato in casa, è riuscita a malapena a pareggiare con la Vispesaro, se non mi ricordo, l'ultima di campionato, mi sa che era 1-1 con la Vispesaro e stava perdendo. È una squadra adattissima a essere affrontata da un tipo di gioco come quello di Zeman, perché non è una squadra che si chiude, non è una squadra che prova a giocare un po', sì. Non è molto squadra, diciamo che ha giocatori discreti, però non è molto squadra, quindi abbastanza anarchica come modo di stare in campo da parte dei giocatori, per cui non chiudendosi e cercando i giocatori di mettersi in mostra per quelle che sono le qualità tecniche che hanno, credo che sia una squadra adatta a essere infilzata dalla velocità del gioco del Pescara. Logicamente ci aspettiamo tutti che sia la squadra delle ultime 6-7 partite, tranne l'ultima con la Fermana, e quindi io credo che sia una partita abbordabile. La classifica lo dice. Il tipo di squadra vista anche sia l'andata che poi anche durante il campionato della Juve è adatta per essere affrontata dalle giocate dei, e credo che si debba tornare, anche perché poi abbiamo una partita importante col Perugia che sarà da spartiacque. Potremmo eliminare il Perugia quasi dalla corsa ai posti migliori, non dico per vincere il campionato, ma almeno posti migliori per i playoff, perché se li batti, là c'hai pareggiato, li metti già lontano. Walter? Ma io sì, sono curioso di vederla, perché la partita, diciamo, da un lato offre la possibilità al Pescara di esprimersi, perché tra l'altro Allegri ha saccheggiato un altro paio di titolari alla Juventus per la prima squadra, e quindi da un lato ti offre la possibilità, dall'altro però vorremmo avere le idee un po' più chiare sulla prospettiva del girone di ritorno. Quindi la partita di Torino, di Alessandria, più quella col Perugia, molto ci dirà. Personalmente voglio vedere la formazione per capire se quel movimento con la SPAL, con Maestro, diciamo è mirato ad aggiustare ulteriormente il centrocampo. In questo caso Maestro, più che davanti, lo vedrei al posto di Tungjov come ruolo. Certo che se arriva Maestro e non parte Tungjov e non partono un paio di esterni, non si capisce. E certo, però se arriva Maestro, tieni Tungjov, esatto, e va via Loi e giochi squizzato Tungjov e Maestro. E giochiamo il 2-4-4. Chiamiamo un po' di persone a correre per spingere i giocatori. Sì, sì, no, io perciò sono curioso di vedere come finisce questa cosa. Lo sapremo il 31 gennaio, molto... però vediamo. A livello balistico avremo 2 o 3 giocatori con un piede, sia Maestro di destra che Tungjov di sinistra, che calciano benissimo. Poi qua abbiamo un allenatore esperto, anche perché qualcuno che si muove ci vuole pure, però. Ci vuole il coro. Per chiudere vorrei dire, insomma, la formazione titolare la vorremmo capire prima dell'inizio dei playoff. Speriamo. Allora, Alessia, velocemente, perché siamo in chiusura, ti chiedo la cortesia su questa partita. Allora, io penso... Sì. Io penso che questa partita possa essere il punto e a capo per il Pescara, nel senso di non cancellare ovviamente quello che ha fatto, però potrebbe essere una buona ripartenza abbastanza stimolante, cioè potrebbe sfruttarla per ecco, ritrovare un po' di bellezza nel gioco. Ecco. È l'auspicio di tutti. Allora, la bellezza c'è nel libro di Marco Lussoso,
che rivediamo e che dove possiamo trovarlo? In tutte le librerie, immagino, no? No, sarà in vendita la prossima settimana su Amazon. Ah, su Amazon. Va bene. Allora, il calcio, questo è il calcio, il libro di Marco Lussoso, che ringraziamo per essersi collegato da Vercelli, grazie anche ad Alessia Spolverini, e un ringraziamento alla sede di Pescara, dove ci sono Silvio Sarta e Totò De Leonardis, grazie a voi. Ciao ragazzi. Grazie anche agli ospiti in studio, a Guido Colangelo, Giorgio Repetto, ciao. Walter Nerone, Manuel Carigi, ciao, la regia, a voi che ci avete ascoltato e visto da casa, come sempre, con tanto affetto. L'appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 21, a tutto campo. Buonanotte. Ciao. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che fa.